There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. Buongiorno amici, allora vi sono piaciute queste immagini? Bellissime, vero? Stiamo andando proprio lì! Ci eravamo lasciati nel Liechtenstein e adesso abbiamo preso il nostro camper e siamo venuti qua vicino, sempre in Svizzera, a fare il tour delle waterfall. Guardate nel frattempo che paesaggi meravigliosi! Nel cantone di San Gallo, in Svizzera, si trovano appunto queste due cascate che sono situate sul fiume Thur e sono nascoste in una piccola valle, però vicina a una città e di facile accesso. Percorrendo questa strada è molto strano, ci sono momenti dove c'è la neve per terra tantissima, altri momenti dove c'è il sole, ogni curva cambia il paesaggio, sembra di stare in due posti diversi o in giornate diverse, in realtà è sempre lo stesso posto. You're sick of my madness. Don't you tell me what I'm supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I'm supposed to do. When I'm walking on the streets half naked. It's part of me, it's part of me. When che meraviglia, questi paesaggi mi piacciono tantissimo. Adesso andremo a cercare il posto dove possiamo fermarci col camper. Ci hanno detto che, allora, siccome il parcheggio è tutto a pagamento, c'è poco parcheggio, quello che c'è appunto è a pagamento, ci hanno detto di trovare un supermercato che è lì vicino, dove puoi lasciare il camper. Non sono contenti, eccolo qua, l'abbiamo trovato. Non sono contenti, ma te lo lasciano stare. Poi magari andremo a comprarci qualcosa. Adesso parcheggiamo. Vieni, andiamo, mare. Ecco, qua comincia il nostro cammino. Attila, sei pronto? Sì, mammina, io sempre pronto sono. Andiamo? Attila, aspetta. Dai, andiamo di qua. Andiamo a vedere, dai. Guarda che bello. Ci insozziamo tutti, non importa, è bellissimo. Wow. Mamma, che bello, mi piace insozzarmi nella neve. Dai, cosa c'è, amore? Ti piace la neve, te? Amore. Aspetta. Non è molto chiaro qua dove dobbiamo andare, comunque. Il paesaggio è bellissimo, ma non si capisce tanto la strada. Bravo amore, vieni qua. Ecco le cascate, saranno queste?
Boh, mi avevano detto che c'era una breve passeggiata lungo il fiume e poi avrei trovato una passerella sopraelevata costruita nella scogliera. Quindi, camminando lungo il fiume si poteva accedere a un paio di punti panoramici diversi sulle cascate. Dai, vai! Vai, amore, andiamo! Dai, corri! Però io non li vedo. Andiamo, andiamo! Corri, corri! Mi avevano detto anche che si poteva camminare fino alla cima delle cascate attraverso un tunnel con alcune scale. Dove vuoi andare, amore? Ehi, scendi giù! Vai! E anche questo non le vedo. Andare nella neve tu. Andiamo! Boh, sapevo che c'era anche un sentiero di 8 km che passava accanto alle cascate. Mi sa che allora stiamo facendo questo. Non ci crederete. Ho provato a fare una deviazione a destra. Comunque si scende giù. Spero in ogni caso di riuscire ad arrivare a casa e spero che non si allarghi troppo questa strada. Vediamo se riesco a trovare queste cascate e se no non lo so, guarda, non so come farò. In un modo o nell'altro tornerò al camper, non so. Ecco qua, le cascate che oggi abbiamo visto sono state queste. Purtroppo sono riuscita a trovare, dopo aver fatto su, giù, giù, su, giù, giù, su, giù, giù, sono riuscita a ritrovare la strada, anzi l'ha ritrovata Attila per meglio dire, e stiamo rientrando alla macchina e al camper, volevo dire. Queste cascate, hai visto che belle? Sì, mammina, bellissime. Guarda. Che posto meraviglioso. Andiamo Attila, andiamo! Dai! Sei tutto zozzo, amore mio bello! Sei tutto zozzo zozzo! Sì, mammina, ma chi se ne frega? Io mi sto divertendo, va bene così! Bene, dai! Ti piace, amore? Sì, sì, mammina, seguimi, seguimi che ti porto io per la strada giusta! La strada lungo le cascate è stata sviluppata nel 1927 e so che comprende tre piattaforme di osservazione, quelle che volevo raggiungere, ma non riesco a trovarle. Purtroppo adesso sta scendendo il sole, comincia anche a fare freddo e vediamo se trovo qualche altra deviazione dove posso provare ad andare, se no mi toccherà tornare a camper. Uffa. Avevo provato a chiedere informazioni prima a una signora che aveva gli animali, molto gentile, ma non riusciva bene a capire cosa volessi dire e mi mandava su comunque. Poi ho incontrato un altro signore che invece mi diceva di girare e di tornare giù. E quindi alla fine qua non hanno forse le idee molto chiare, o forse non riuscivano a capire che cosa volessi dire io, o magari ci sono diversi punti, non lo so. So che se non le trovo oggi, che fa freddo, se devo ritornare indietro tornerò un'altra volta apposta, perché già quello che sto vedendo è bellissimo, però volevo vedere proprio le cascate, quelle che ho visto nel video. Amore Dino, mi fa gli agguati, amore, è felice, a lui gli piace quando lo libero, lo lascio correre. Amici, eccoci qua, purtroppo siamo dovuti tornare al camper e adesso stiamo rientrando. Volevo farvi vedere altro panorama col buio perché comincia anche a fare un po' freschino. E adesso ci fermeremo anche per strada a vedere se c'è ancora qualcosa da riprendere, perché anche così di sera, di notte, con illuminata, a noi piace tantissimo. Ecco qua una chiesetta.
In realtà è una chiesa, no? Una chiesetta. Ma ho visto che fanno anche delle mostre qui dentro. Non so come si chiami perché non ho capito, ma è molto bello anche solo il panorama, merita. Amici, purtroppo mi dispiace non avervi potuto far vedere quello che ho visto io nelle immagini, foto di queste cascate. Purtroppo dobbiamo tornare indietro, ma torneremo sicuramente un'altra volta, perché voglio assolutamente vedere quelle cascate come si deve. Solo che adesso non potevamo fermarci, abbiamo appuntamenti con altri amici, quindi per oggi il video finisce qua. Se il video vi è piaciuto e se volete vedere quando andremo a vederle veramente, perché ci torneremo sicuramente, metteteci un like, condividete, commentate. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. A voi non costa nulla e per noi è tanto. E dopo questa gita, comunque un po' mal riuscita, vi lascio almeno al fondo le immagini, quelle che avrei voluto vedere oggi. Ciao, alla prossima!